In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, la Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo mette in campo un progetto a sfondo sociale in collaborazione con l'ASL di Teramo a favore delle pazienti oncologiche del Mazzini, l'8 e il 9 marzo. Questo progetto ha già un titolo evocativo, La grande bellezza, il trucco che cura. In queste due giornate noi cercheremo di offrire alle pazienti, dopo la loro seduta di chemioterapia, un momento di benessere che possa migliorare la qualità della loro vita. Certo, piccole cose, però importanti per chi porta su di sé dei segni visibili come la caduta dei capelli, delle sopracciglia, la secchezza della pelle, delle mani, del viso. Ecco, noi abbiamo trasformato una stanza del reparto di oncologia in un piccolo salone di bellezza dove uno staff di volontarie professioniste offriranno gratuitamente il proprio servizio, magari un massaggio al cuoio capelluto, o una messa in piega, il trucco per gli occhi, consigli per cosmetici adatti. E per queste donne noi abbiamo scelto le eccellenze del territorio, il prestigioso salone di Aldo Coppola gestito da Elisa Centinaro a Teramo, oppure una make-up artist per il trucco, Ludovica Barlafante, che tra l'altro è una giovane imprenditrice teramana. Ecco, la Commissione per le pari opportunità per l'8 marzo vuole rivendicare per tutte le donne il diritto alla bellezza, sempre e in qualsiasi condizione. È un gesto semplice ma pieno di affetto e di sorellanza verso chi combatte una dura battaglia contro il cancro. Potrà sembrare a molti un problema di scarso rilievo, ma in realtà mantenere la propria immagine, riuscire a riconoscersi nonostante la malattia, nonostante le cure che le donne sono costrette a sottoporsi per la malattia, è fondamentale, perché loro possono mantenere il loro rapporto di relazione, la loro posizione nella società e nel mondo. L'oncologia di Teramo ha da anni un apparecchio, un macchinario che serve a ridurre la caduta dei capelli nel 75% delle donne che fanno chemioterapia, ma accanto a questo stiamo cercando di prenderci cura a tutto tondo, e quindi anche con dei servizi di agopuntura, di nutrizionisti, di movimento e di ritornare anche a uno stile di vita più sano.